Bentornati Gamernauti, atmosfera notturna questa, video un po' particolare Chad is perché putting our boy in that questo è un crypt gioco particolare. and Torniamo breaking con la him quinta up, puntata di The giving Vanishing him to of the Ethan sleeper Carter e sono forever. immedesimato nella situazione. Un breve riepilogo di quello che abbiamo visto nella quarta puntata, quindi abbiamo visto il papà di Ethan, tutto quello che era successo con il video quando si era No, tagliato, he's harmless. aveva smesso You know this is di wrong, Chad. registrare Finish those la breaks webcam e before tutto, he insomma. wakes up. Ecco qua. Un Chad, let me see it. breve Get the hell away riepilogo. from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Antonio, colpa di Dale's Dale. weak. He always Questi due has sono been. fratelli. E You're right. sono lo zio e il papà He is di Ethan. weak. Ecco quello che Chad, accade. get off of him. Chad, lascialo He's in your pace, tuo fratello, brother. lascialo in Get pace. off Questo è of i due fratelli che si stanno ammazzando. E la mamma di Ethan, la moglie di quello che sta sdraiato per terra, che non è morto in questo momento, uccide il fratello del marito. Ethan scappa. Brevi cenni storici, insomma. The hell's going on? E Where's Ethan? arriva Travis, il My fratello di Ethan. sleeps must not E lei dice la voce così. sleep. Chad is dead. Forse c'è del Rosa. morto, arrivano i corpi, eccetera, Ethan. eccetera. It's not right. Non Ethan's è our giusto, boy. Ethan è il nostro figlio, il Dad, padre giustamente I dice, need to get papà, into the devo entrare mine. nella miniera, What? dice Ethan. Mine? La miniera, la mia My chiave, key. non ce l'ho. I don't have it. I Il padre guess si I'll chiama use the Dale. tunnel near the gate. Ethan, credo che userò il Just tunnel vicino al keep portale. mom away Tieni la from me, mamma all right? lontano da me, ok? È malata. She's Siete tutti sick. malati. You're all sick. Eh sì, sta andando tanto bene, insomma. Niente, ha girato, sono andato anche lassù, ma niente, non c'è niente. Credo che tutti gli indizi ci portino nuovamente alla casa di Ethan e a quella famosa casa dalle mille porte, chiamiamola così. Questa è la casa di Ethan. Adesso riandiamo alla casa dalle mille porte e andiamo a leggere. Giriamo di qua. Andiamo a leggere la formula madre. Eccoci qua, siamo arrivati, andiamo a leggere. Non vi nascondo che sono stato tutto, ho tagliato, ma sono stato tutto il tempo dentro la casa di Ethan perché credo di aver capito una cosa. Dobbiamo ricostruire la casa di Ethan attraverso le porte che vediamo qui. E credo, mi sono fatto anche dei disegni, dei disegnini per ricordarmi un po' tutto. Allora, qui, ok, no, sì. Diciamo che c'è quest'altro perché là in fondo vedo la porta. Qua c'è una stanza con tutta quella robaccia dentro, che potrebbe essere questa. Potrebbe essere questa. C'è una sedia per terra, sì. Ok. Ricordatevi, quando diventa tutto rosso avete sbagliato e tocca ricominciare. È una specie di puzzle. Ok, qui c'è stata la stanza con la porta, questa qua. No, mi sono sbagliato. Questa l'abbiamo. Bella che è aperta, ora dobbiamo andare là in fondo. C'era la cucina qua. Qua c'era la cucina, che non è questa. Così, no, questa. Ok. Non c'è nient'altro, no? A posto. Bello che mi faccio anche così. Adesso andiamo al piano di sopra. Questa abbiamo, credo, sbloccate tutte. Qui c'è una sedia. Eccola, la poltrona per terra. La poltrona per terra. Lì che c'era? Vabbè. Passiamo di qua che qui non me lo ricordo, andrò per esclusioni. Qui c'è stato il corridoio, eccolo. Qui la porta che dovrebbe essere questa, fammi vedere gli altri. Esatto, giusto, tra l'altro sta pure lì. Qui c'erano altre finestre, queste, ottimo, è abbondante. Non c'è niente qui, mi sono medesimato proprio nel posto. Ah, ecco dove era, dovevamo andare di qua. Adesso qui che c'era? Quell'armadio, mi ricordo, un armadio. Questo qua, sì. Dicevo, quando sbagliate diventa tutto rosso e ricominciare da capo, non c'è problema. Qui si prosegue, sì. Dovrebbe essere questa? Dovrebbe, sì, no, questa no. Questa nemmeno, è per forza questa allora. Sì, perché mi ricordo che lì si gira e poi ci sono le scale. Ok, sì, esatto, perfetto. Ok, abbiamo fatto tutto il secondo piano. Dobbiamo andare nella camera di Ethan adesso. Dove è sopra? Sì, andiamo su. Ok,
Vediamo qua su. Sì, è qua. Perfetto, qui ci dovrebbe essere la camera di Ethan. Eccola. Perfetto, sembra facile, ma mi sono studiato a memoria praticamente tutta. Dove? Ah, ecco, la porta. Ti ho sbagliato qualcosa? No. Questa è la camera di Ethan, giusto? Entriamo? E dai, oh. Che abbiamo finito la casa, invece c'è il muro dietro. Questa è la cameretta di Ethan. Ma come fa a essere questa cameretta? Sì, giusto. Leggiamo. Ok. Tanto tempo fa, un mago viveva all'interno di una vecchia casa e creava pozioni che gli permettevano di vedere il futuro. Gli abitanti del villaggio si recarono presso l'abitazione del mago e gli chiesero di condividere le sue pozioni con loro. Anche noi vogliamo vedere il futuro, gli dissero, ma il mago rispose di no. Gli abitanti del villaggio covarono ancora nei suoi confronti e dietro fuoco la casa. Il mago però sapeva che questo sarebbe accaduto e aveva già lanciato un incantesimo sulla sua stanza. La casa bruciò, tuttavia la stanza restò intatta. Gli abitanti della valle aspettarono, ma il mago non uscì mai. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Salvataggio di scena. Io ve l'ho detto, chiuderò le puntate quando vedrò salvataggio di scena, così sono sicuro. Ah, wow, apricelli. Vabbè, lo facciamo nella prossima puntata. Se vi è piaciuto questo video, fate sempre quello che vi pare. Ciao a tutti dallo zio Ariel. Ciao e buonanotte.